sono mamma di Francesco, che è un ex, dovrei dire ex paziente, ma non sono ancora capace di dire ex paziente perché eravamo qui fino a novembre, dicembre e avremo ancora tanto bisogno di questo istituto. E ringrazio tanto chi si è impegnato e so con tanta fatica per fare questa manifestazione, per poter dare la voce anche ai bambini che vorrebbero essere ancora parte dell'istituto. E io sono mamma di Francesco che nonostante adesso avrebbe ancora tanto bisogno, anzi ha tanto bisogno, per cui dovremmo trovare comunque delle alternative per venire qui lo stesso. E adesso Francesco ha 11 anni, ma questo istituto per noi, per Francesco, quando ha avuto 4 anni, ha rappresentato la vita. Cioè, se adesso per Francesco è fondamentale e importante venire qui, allora ha rappresentato proprio la vita, perché avevo un bambino che non giocava più, che non correva, e che si muoveva al minimo indispensabile perché era sempre faticato. E io porto sempre con me una foto, che Lorenzo mi dai la foto, e di quando sono venuta a riprendere la prima volta, perché ho dovuto lasciarlo qui perché non è facile per una mamma. E le mamme, per una mamma, un genitore, insomma, aver dovuto lasciare qui i bambini non è una vacanza, bisogna organizzare tutto un mondo dietro. Però io ho visto mio figlio a 4 anni, quando sono scesa dalla macchina mi è venuto incontro correndo. Vedere correre mio figlio, che non faceva più, è stata la cosa più grande, l'emozione più grande che potevano darmi. L'ho visto di nuovo in forze, l'ho visto sorridere, qui l'ho visto vivere. Giù sopravviveva, qui viveva, giù eravamo spesso in ospedale. Sono tra le fortunate che comunque vive una realtà in cui abbiamo degli ospedali d'appoggio cittadini, l'ospedale di Padova dove è curato benissimo, anche là non posso dire di no, con farmaci all'avanguardia. Però qui Francesco dice: io qui, mamma, io qui sto bene, mamma, qui respiro, qui sono più leggero. E come si può negare una cosa del genere? Quindi ringrazio per averci dato la possibilità di dare voce a questi piccoli pazienti, e con me poi tante mamme hanno scritto e hanno detto: non posso esserci oggi perché appunto dietro c'è tutta una difficoltà per riuscire a venire qui, ma che avrebbero voluto dare la testimonianza di cosa ha rappresentato Misurina e questo istituto per la vita dei propri figli. E ancora adesso sarebbe una qualità di vita migliore riuscire ad accedere a questo istituto. Poi negli anni, e sarebbe lungo qua, dovrei parlare per ore, negli anni Misurina è stata davvero fondamentale perché non era solo un ospedale. I medici che ci lavoravano, che erano impegnati qui da anni, gli infermieri, tutti, erano una famiglia per questi bambini. Francesco, quando aveva 3 anni, faceva qui degli esami abbastanza fastidiosi, abbastanza impensabili da fare in un ospedale cittadino. Perché? Non perché siano meno bravi negli altri ospedali, ma perché qui c'era una tempistica, un'attenzione. Il medico che lo portava a fare l'esame, quello un po' fastidioso, era lo stesso che pranzava e giocava con lui in sala mensa o nei corridoi, o che faceva con lui le scenette di Natale. Quindi per un bambino, quando il medico gli chiedeva uno sforzo, lui lo faceva perché gli voleva bene. E quindi si è chiuso un ospedale, ma si è chiuso un mondo, un'attenzione grande per i bambini, per tutto il loro mondo. Quindi il dolore è tanto e dispiace tantissimo. Ecco, grazie.